star con te. Consola i nostri cuori e parlaci d'amore. Volgete gli occhi al Signore ed i vostri cuori, cantate a Lui lode e onor, è Lui il Salvatore, è Lui vostro Signore. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto, mi ha guarito dall'angoscia, per sempre lo amerò. Volgete gli occhi al Signore ed i vostri cuori, cantate a Lui lode e onor, è Lui il Salvatore, è Lui vostro Signore. Dio protegge il povero, ascolta la sua voce, consola le sue pene e guida il suo cammino. Volgete gli occhi al Signore ed i vostri cuori, cantate a Lui lode e onor, è Lui il Salvatore, è Lui vostro Signore. Quelli che cercano il Signore non saranno delusi, solo che guardino a Lui saranno salvati. Volgete gli occhi al Signore ed i vostri cuori, cantate a Lui lode e onor, è Lui il Salvatore, è Lui nostro Signore. Facciamo un canto alla Madonna. Numero 366. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, cammineremo insieme a te verso la libertà. Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà, lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Vieni, o Madre, in mezzo, vieni Maria qua giù, cammineremo insieme a te verso la libertà. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va, offri per primo la mano a chi è vicino a te. Vieni, o
Canto numero 417. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore, pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. Fonte d'acqua viva, purifica i cuori, sole della vita, ravviva la tua fiamma. La volta scorsa abbiamo cominciato a leggere il capitolo 3, ovviamente, del libro dell'Esodo. Vi dicevo già la volta scorsa e ve lo ripeto anche stasera che il capitolo 3 andrebbe letto nella sua interezza, perché si tratta ovviamente di un brano unico. Il brano è la vocazione e la missione di Mosè. Per comodità, diciamo, noi l'abbiamo diviso in due parti, e così la volta scorsa abbiamo letto i primi 12 versetti che parlano della vocazione di Mosè, e stasera leggeremo i versetti da 13 a 22 che invece parlano più specificamente della missione che Dio affida a Mosè, anche se già nella parte che abbiamo letto la settimana scorsa c'era questa missione, perché ricorderete che Dio dice a Mosè che ha ascoltato la sofferenza, il dolore del suo popolo schiavo in Egitto e ha deciso di liberarlo, per cui già questa missione, diciamo, traspariva nelle parole della chiamata di Mosè. Chiamata, vocazione, cioè, e missione vanno sempre di pari passo nella Bibbia, eh? Quando Dio chiama, chiama sempre a svolgere una missione. La vocazione è finalizzata sempre a una missione. Non è che Dio chiama tanto per chiamare, chiama perché la persona chiamata possa svolgere la missione affidatale da Dio stesso. Allora, iniziamo con il brano di stasera. Inviterei a leggercelo il nostro Emanuele Russotto, se ce lo viene a leggere. Lui ha una versione molto bella della Bibbia. C'hai sempre quella? No, hai portato un'altra versione, perché aveva la Bibbia di Navarra una volta. Vabbè, in ogni caso ascoltiamo il testo. Esodo capitolo 3, versetti 13-22. Mosè disse a Dio: ecco, io arrivo dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Ma mi diranno: come si chiama? E io che cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. Poi disse: dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Dio aggiunse a Mosè: dirai agli israeliti: il Signore, il Dio dei vostri padri, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre. Questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Va, riunisci gli anziani di Israele e di loro: il Signore, Dio dei vostri padri, mi è apparso, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, dicendo: sono venuto a vedere voi e ciò che vi è fatto a voi in Egitto.
e ho detto: vi farò uscire dall'umiliazione dell'Egitto verso il paese del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo e del Jebuseo, verso un paese dove scorre latte e miele. Essi ascolteranno la tua voce, e tu, gli anziani di Israele, andrete dal re di Egitto e gli riferite: il Signore, Dio degli ebrei, si è presentato a noi. Ci si è permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore, nostro Dio. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso. Dopo egli mi lascerà andare. Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani. Quando partirete, non ve ne andrete a mani vuote. Ogni donna domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti di argento e oggetti d'oro e vesti. Ne caricherete i vostri figli e le vostre figlie. Spoglierete l'Egitto. Bene, grazie Emanuele. Rileggiamo, come facciamo sempre, il testo e cerchiamo di comprenderlo nella sua ricchezza. Versetto 13. Mosè disse a Dio: ecco, io vado dagli israeliti e dico loro: il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi. Mi diranno: qual è il suo nome? E io che cosa risponderò loro? Dopo aver avuto l'assicurazione della presenza costante di Dio, ricordate che Dio aveva detto a Mosè: io sarò con te, Mosè ora muove a Dio un'altra obiezione. Vuole sapere il nome di questo Dio che lo sta mandando a liberare gli ebrei dalla schiavitù d'Egitto. Tu mi mandi, io dirò, Dio mi manda a liberare, ma chi è? Chi sei? Qual è il tuo nome? Il nome per gli ebrei non era semplicemente un modo per chiamare una persona. Per noi purtroppo il nome è diventato solo questo, ma il nome per gli ebrei era invece l'essenza della persona, esprimeva l'identità della persona. E difatti il nome veniva sempre dato con un significato, cioè se si dava un nome era perché quel nome aveva un significato particolare e in qualche modo doveva esprimere la sostanza, l'essenza, l'identità della persona. Non so se riesco a farmi capire. Per noi invece è diventato soltanto un appellativo, cioè un modo per chiamare quella persona. Perciò voler sapere il nome di Dio significava voler sapere chi è questo Dio. Peraltro dovete anche pensare che gli ebrei vivono in un contesto di politeismo. Tutti i popoli attorno ai quali gli ebrei vivono sono tutti politeisti, cioè credono in molti dei e ogni dio ha il suo nome. L'unico popolo, e questo è notevole dal punto di vista culturale, l'unico popolo in quel momento storico che è rigorosamente monoteista, cioè crede in un solo dio, è il popolo ebraico. E quindi diciamo che anche questo contribuisce a dare importanza a questa richiesta, perché il nome che Dio rivelerà è la sua identità, è come dire: solo io sono Dio. Ci sono dei passi già nell'Antico Testamento che dice: solo il Signore è Dio, non avrai altro Dio. L'unico Dio, il Signore è unico, non ce n'è altri. Questa verità nell'Antico Testamento echeggia, risuona costantemente. Non so se mi sono spiegato.
Ed è anche in questa luce che noi dobbiamo vedere l'importanza di questa richiesta di Mosè. Qual è il tuo nome? Se non che c'è un'obiezione teologica. Voler sapere il nome di Dio significa in qualche modo volersi impadronire di Dio, perché quando io so il nome, so l'identità, è come se io volessi possedere. Chi sono io per sapere chi è Dio? Mi sto spiegando sempre? Io cerco di far capire quello che... Cioè, l'uomo non può possedere Dio. L'uomo non può pretendere di sapere chi è Dio, proprio perché solo Dio è Dio. Il voler pretendere di sapere chi è Dio, Sant'Agostino dirà che è come pretendere di svuotare l'oceano con una conchiglia, e l'immagine è quanto mai forte. Puoi tu mai svuotare l'oceano con una conchiglia? No? Quindi questa richiesta di Mosè a Dio rischia di essere una richiesta in qualche modo peccaminosa, arrogante, orgogliosa, no? Perché Dio avrebbe potuto già subito rispondere: ma tu chi sei? Come ti permetti di dire qual è il tuo nome, no? Per far capire, ma è una battutaccia, è come quando uno può sedere a un altro e dice: ma da cui ti rigono? Ma insomma, però è una battutaccia, vabbè. Però può far capire, no? Quando tu puoi dire: ma tu così, ma da cui ti rigono? Ma che vuoi? Cioè, è come se Dio potesse rispondere anche in questo modo. Vedete quanto la lettura spiegata della Bibbia ci fa capire tante cose. Ma come, sempre io lo ripeto questa cosa, come si fa a dire io mi leggo la Bibbia la capisco? Ma così? Te leggi la Bibbia la capisci? Tutte queste cose, già, siamo fermi ancora a un versetto, ma ancora ne vedrete stasera delle belle, ne sentirete più che vedrete. Versetto 14. Dio disse a Mosè: io sono colui che sono. E aggiunse: così dirai agli israeliti, io sono, col trattino, mi ha mandato a voi. Qui ci dobbiamo fermare parecchio su questo versetto. La rivelazione del nome di Dio, in realtà, ve ne accorgerete dalla spiegazione che vi farò, non è una vera e propria rivelazione del nome di Dio. Tant'è che questo nome che qui noi traduciamo con io sono colui che sono, non è un sostantivo in ebraico, è un verbo. È un verbo che deriva dalla voce del verbo haya, che è la voce del verbo essere. E nell'antico ebraico questo nome che noi traduciamo io sono colui che sono era il famoso tetragramma sacro. Tetragramma vuol dire quattro consonanti che grosso modo corrispondono alla nostra J-H-W-H, grosso modo. Il testo ebraico antico non aveva vocali, era solo un testo consonantico. Purtroppo devo fare una piccola lezione stasera di ebraico, perché se no non ci capiamo. Questo tetragramma sacro, J-H-W-H, era un nome che gli ebrei, proprio perché sacro, non osavano pronunciare. Per rispetto, proprio perché nessuno poteva impadronirsi del nome, non nominare in vano il nome di Dio, e per paura di peccare non lo nominavano affatto. Quindi non c'è solo il comandamento non avrai altro Dio, c'è anche non nominare in vano il nome di Dio.
sono cose che oggi sono lontanissime dalla nostra sensibilità. Per cui che cosa facevano gli ebrei? Sostituivano questo nome con il nome Adonai. Adonai significa in ebraico Signore, ma è un nome più generico. Nel secondo secolo dopo Cristo, al tetragramma sacro, che sono le quattro consonanti, vennero aggiunte le vocali. Chi ha studiato l'ebraico sa che non solo l'ebraico si scrive da destra verso sinistra, difatti la Bibbia ebraica sarà po' contrario. Tutti i libri ebraici, sì, come l'arabo è lo stesso, scrivendosi da destra verso sinistra, un libro sarà da così, è chiaro o no? Ma la cosa più bella è che l'ebraico, le consonanti sono dei trattini. Adesso io non ho, a questo punto mi manca sulla lavagna, e pazienza, se ci fosse la lavagna sarebbe quanto mai utile. Trattini, proprio una lineetta, un puntino, la usano tre puntini così, cioè proprio dei trattini, quindi quasi invisibili. Che cosa fecero gli ebrei? Mi state sempre seguendo? Presero le vocali del sostantivo Adonai, Signore, generico, e le misero, le applicarono al tetragramma sacro, che invece di leggersi Yahweh, si leggeva Jehovah. Vi ho detto un'altra volta che è come quando la nostra signorina Cucchia, invece di dire Maria, dice Marina. Era un modo per non pronunciare il nome. Jehovah, Jehovah. In realtà questo termine Jehovah nell'ebraico non esiste. Noi non siamo riusciti a farglielo capire ai testimoni di Jehovah. E non ci proviamo più, non siamo riusciti a farglielo capire. Cioè non c'è il nome Geova, non esiste. E loro si chiamano testimoni di Geova, ma non esiste. Esiste Yahweh, che gli ebrei però non pronunciavano per rispetto, e quindi l'hanno volutamente storpiato. Questa è la spiegazione intanto lessicale, grammaticale, eccetera. Andiamo invece al contenuto. È chiaro per tutti? Visto che è lezione, a sto punto è chiaro per tutti. Andiamo ora al contenuto. Che significa Yahweh? Così va pronunciato, Yahweh. Io sono colui che sono. Nei secoli è stata data di questo nome, di questa forma verbale, io sono colui che sono, una traduzione filosofica. Io sono colui che sono, io sono l'essere che fa essere ogni cosa, io sono il fondamento dell'essere, io sono. Attenti amici, gli ebrei, tutta sta filosofia non la conoscevo, non c'è nel pensiero ebraico la nostra logica filosofica. Noi proveniamo da Aristotele, da Platone e poi in seguito fino a San Tommaso, ma noi, non gli ebrei. Pretendere che la Bibbia dell'Antico Testamento, cioè un testo di 3000 anni fa, abbia questo contenuto filosofico è fuorviante. E allora che significa io sono colui che sono? La traduzione non è filosofica, si dice nel gergo della teologia, è storico-salvifica. Storico-salvifica andrebbe tradotto io sono colui che ci sono, io sono colui che c'è per voi, io sono colui che si prende cura di voi, io sono colui che vi assicura la sua presenza. Allora vi accorgete che non è una rivelazione di un vero nome. Mosè gli chiede il nome e Dio gli dice io ti assicuro che ci sono, ma non gli ha risposto. Spero di essermi spiegato. Cioè se tu mi dici come ti chiami, io ti dico Mario,
Ma Dio non ci disse la cosa. Tu mi chiedi il nome e io, caro Mosè, ti dico: io ci sono. E t'avasta chiesto. Ci sono per voi, mi prendo cura di voi. Ma non te lo dico qual è il mio nome. Cioè, tu non puoi possedere il mio nome, perché tu, uomo, non puoi impadronirti del mio nome. Noi facciamo fatica anche a capire questi concetti, perché la nostra cultura filosofico-logica, eccetera, è molto lontana da questa cultura qui. In questa luce voi vedrete, e poi ve lo scrivo anche nel foglietto, ci torneremo, perché nel foglietto tutte queste cose io ve le ho scritte e ve le ho arricchite. In questa luce voi vedrete che l'evangelista Giovanni lo userà molto, ve lo farò vedere quando leggeremo il foglietto, e lo userà a proposito di Gesù. Gesù dirà: io sono. Pensate, per esempio, nella cattura nell'orto del Getsemane, quando lo stanno catturando, Gesù dice: sono io sono, e caddero per terra. Appena Gesù dice io sono, vi ricordate quel passo? Ma lo vedremo meglio. Però la cosa più bella è che Gesù ce l'ha rivelato il nome di Dio. Sapete qual è il nome di Dio che Gesù ci ha rivelato? Abba, sempre in ebraico, o se volete Abinu, padre nostro. Abba e papà, Abinu, padre nostro. Abinu Sheba Shamaim It Kadash Shemeka. Questo è l'aramaico con cui Gesù pregava. Chi è Dio? Il papà. Ma sta cosa è scandalosa. Ma come padre? Papà è un termine familiare. Era il bambino che si rivolgeva a suo padre, diceva: Abba, papà. Tant'è che noi nella liturgia, non so se ci avete fatto caso, abbiamo fatto le catechesi sulla messa, ma chiaramente in 2 ore non è che si può fare, chissà se un giorno potremo fare anche una cosa più ampia. Ci avete fatto caso che una delle introduzioni alla recita del Padre Nostro è: obbediente alla parola del Salvatore, formata nel divino insegnamento, osiamo dire, audemus dicere nel vecchio latino, osiamo. Che significa osiamo? Perché osiamo dire? Perché uno se la spiega queste cose. Ora lo state capendo. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino Signore, osiamo, capito? Osiamo. Ne prendiamo sto permesso. Osiamo dire, padre, papà. Vi dico di più. Gesù è presente anche nel Corano dei musulmani, se ne parla, chiaramente non in termini di Dio, profeta. Ed è presente anche il Padre Nostro nel Corano. Ma non si dice Padre Nostro, si dice Allah Nostro e poi tutto il resto. Non Padre. È inammissibile per un musulmano. Padre è un termine di vicinanza e Dio è l'ineffabile, l'irraggiungibile, no? Noi cerchiamo di ovviare a questa cosa. Sto aprendo una lunghissima parentesi, vi chiedo perdono, no? Però spero che non vi dispiace. Noi cerchiamo di ovviare a questa cosa sia nel Padre Nostro sia nel Credo. Nel Padre Nostro, quando diciamo Padre Nostro che sei nei cieli, perché Padre Nostro indica vicinanza. Che sei nei cieli significa che sei celato, celato, nascosto, misterioso, quindi vicino e lontano. Sei padre ma sei celato. E così compensiamo. E anche nella recita del Credo: credo in Dio Padre onnipotente. Quindi onnipotente, ma padre,
padre, ma onnipotente. E quindi un corpo al cerchio, come si suol dire, è un corpo alla botte. Per cui cerchiamo di, perché comunque le cose stanno così. Dio è vicino e lontano nello stesso tempo, perché Dio rimane Dio. Comunque sia, questa, su questa base, concludo, il nome di Gesù acquista anche grande importanza, perché non solo Gesù ci ha rivelato il nome Abba, ma il suo nome Yeshua, colui che salva, ecco l'essenza. Gesù vuol dire salvatore. Anche Immanuel, colui che è il Dio con noi, El Elohim, Immanuel con noi. Ecco perché San Paolo, nel bellissimo inno cristologico di Filippesi 2, 6, 11, che noi a suo tempo vedemmo, dice che il nome di Gesù è il nome che è al di sopra di ogni altro nome, e nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra. Nel nome. Se il nome significasse solo l'appellativo, non avesse senso tutta questa cosa. Capite? Ok, prometto adesso di correre un po' di più. Versetto 15. Dio disse ancora a Mosè: dirai agli israeliti, il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, mi ha mandato a voi. Questo è il mio nome per sempre, questo è il titolo con cui sarò ricordato di generazione in generazione. Ecco, ancora una volta Dio si presenta, si qualifica come il Dio dei padri, come il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio che è entrato nella storia del suo popolo, il Dio che ha stretto una alleanza santa con Abramo, con Isacco, con Giacobbe e ora anche con Mosè. Il Dio che mantiene le promesse che ha fatto ad Abramo, a Isacco, a Giacobbe, il Dio che sarà per sempre il Dio con noi, un Dio di cui ci si può fidare. Questo Dio deve essere ricordato e adorato sempre, di generazione in generazione, con questo titolo, con questo contenuto, con questa verità. 16-17. Va, riunisci gli anziani di Israele e di loro: il Signore Dio dei vostri padri, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, mi è apparso per dirmi: sono venuto a visitarvi e vedere ciò che viene fatto a voi in Egitto, e ho detto: vi farò salire dall'umiliazione dell'Egitto verso la terra del Cananeo, dell'Ittita, dell'Amorreo, del Perizzita, dell'Eveo, del Gebuseo, verso una terra dove scorre latte e miele. Adesso Dio istruisce Mosè circa la strategia, per così dire, che deve usare, no? Dio dice a Mosè come deve comportarsi una volta arrivato in Egitto, che cosa deve fare, e dice che per prima cosa si deve recare dagli anziani ebrei. Gli anziani sono i custodi della tradizione religiosa, delle promesse di Dio, dell'alleanza, no? Gli anziani nel popolo ebraico hanno il massimo rispetto, ma c'era anche da noi un grande rispetto per gli anziani, che oggi non c'è più, parliamoci chiaro. L'anziano come custode della tradizione, capite? Chi osava mancare di rispetto a un anziano? Cioè, che... E per gli ebrei questo era una cosa importante. Quindi, prima cosa, recati dagli anziani del popolo, che sono proprio i custodi della tradizione religiosa, e riferisci a questi anziani che il Dio dei padri, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, ti è apparso e ti ha mandato qui in Egitto per liberare questo popolo dalla schiavitù e per trasferirlo nella terra promessa, quella terra che è abitata dai cananei, la terra di Canaan, ma anche da altri popoli, Gebusei, eccetera.
la terra dove scorre latte e miele, il cibo degli dèi. Vorrei farvi notare in modo particolare il versetto 16: sono venuto a visitarvi. E subito vi ricordate Genesi 50:25, che abbiamo visto di recente, Giuseppe che dice ai suoi fratelli prima di morire: Dio verrà certamente a visitarvi. Vi ricordate che l'abbiamo commentato? Genesi 50:25, Dio verrà certamente a visitarvi. Ed ecco là la risposta: sono venuto a visitarvi, come aveva detto Giuseppe prima di morire. Versetto 18: essi ascolteranno la tua voce e tu e gli anziani di Israele andrete dal re d'Egitto e gli direte: il Signore Dio degli ebrei si è presentato a noi, ci sia permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per fare un sacrificio al Signore nostro Dio. Continuano le istruzioni. Dio garantisce a Mosè che gli anziani del popolo gli crederanno, ascolteranno la sua voce e addirittura lo accompagneranno dal faraone d'Egitto. E che cosa devono dire al faraone d'Egitto? Per prima cosa devono chiedere il permesso di andare nel deserto a 3 giorni di cammino per offrire un sacrificio al loro Dio, il Dio degli ebrei che si è presentato a loro. Quindi la prima cosa da fare non è chiedere la liberazione dalla schiavitù, ma la prima cosa è chiedere il permesso di poter adorare il proprio Dio e di poter offrire a Lui un sacrificio. È una richiesta di libertà religiosa, di libertà di culto. Non so se riusciamo a capire questa cosa. Cioè, prima di tutto a me non interessa essere libero dalla schiavitù, per quanto questo sia importantissimo, ma prima di tutto mi interessa essere libero di adorare il mio Dio. Perché la cosa più importante, la prima è questa: voglio avere la libertà religiosa di adorare il mio Dio. Prima cosa. Questo anche per far capire che la liberazione politica, la liberazione dalla schiavitù, non è frutto dell'abilità degli ebrei, ma è frutto di una grazia di Dio, di un intervento di Dio. È Dio che li libera anche politicamente. Versetti 19-20. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Stenderò dunque la mano e colpirò l'Egitto con tutti i prodigi che opererò in mezzo ad esso, dopodiché egli vi lascerà andare. Dio preannuncia a Mosè che non sarà facile ottenere dal faraone il permesso di lasciare il paese. Mosè incontrerà ostacoli, difficoltà, il faraone opporrà resistenza, e però alla fine permetterà la liberazione dalla schiavitù degli ebrei solo perché Dio userà la mano forte. Io so che il re d'Egitto non vi permetterà di partire se non con l'intervento di una mano forte. Ci saranno le piaghe, le famose 10 piaghe, poi lo vedremo a suo tempo, no? È bella sta cosa perché mi fa pensare che ogni tanto le maniere forti ci vogliono. Ogni tanto. Dio stende la sua mano e compie prodigi per colpire l'Egitto allo scopo di convincere il faraone di liberare gli ebrei. Qui il concetto è che Dio sa trarre il bene anche dal male.
Il concetto è che nella sua pedagogia Dio a volte utilizza anche le maniere forti per ottenere la liberazione, la salvezza dei suoi figli. Certe volte Dio ci fa capire anche a noi oggi determinate cose usando la mano forte. È dura dirla sta cosa, però visto che vi ho detto questo, nella nuova economia della salvezza questa mano forte Dio la utilizzerà contro se stesso. Ancora una volta, se leggiamo l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento alla luce dell'Antico, notiamo che il Padre permetterà la morte del suo figlio in croce, pagherà lui per noi. Quindi vedete che c'è un cambiamento enorme dall'Antico al Nuovo Testamento. Nell'Antico Testamento sono gli uomini che pagano per ottenere la liberazione di altri uomini. Nel Nuovo Testamento tutti gli uomini possono essere liberati perché l'unico che paga è Gesù, Figlio di Dio. Gli ultimi due versetti: farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli egiziani, quando partirete non ve ne andrete a mani vuote, ogni donna domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti d'argento e oggetti d'oro e vesti, li farete portare ai vostri figli e alle vostre figlie e spoglierete l'Egitto. Vabbè, questi ultimi due versetti diciamo che sono i meno importanti. Dio in qualche modo promette che gli ebrei non se ne andranno a mari vuote, e questa forma di restituzione di un prezzo pagato, insomma, dall'Egitto nei confronti di Israele per la lunga schiavitù con cui gli ebrei hanno servito per lunghi anni. Però non dimenticateli questi versetti, perché nel deserto questi oggetti d'oro serviranno per costruirsi il vitello d'oro. E anche quest'oro però era un regalo di Dio, mi capite? E serve per mettersi contro Dio. Questa è una cosa pure interessante. Io vi prego stasera di leggere insieme a me con attenzione il foglio, abbiamo un quarto d'ora, perché tutti gli spunti di riflessione sono attorno al nome di Dio. E quindi adesso riprendiamo con calma la lettura spiegata del foglio, perché nel foglio c'è tutto quello che io ho cercato già di dirvi, ma anche qualcosa di più. Primo punto: il nome per gli ebrei non era semplicemente un'espressione per chiamare le persone, ma l'essenza della persona stessa, l'abbiamo spiegato. Voler sapere il nome di Dio significa quindi pretendere di conoscere la sua identità. C'è un peccato questo. Per questo motivo nessuno può pronunciare questo nome o pretendere di possederlo. La rivelazione del nome di Dio in realtà è solo una manifestazione della maniera potente e amorevole con cui il Signore si rapporta col suo popolo. Il nome Io sono colui che sono non va interpretato in senso filosofico, il fondamento dell'essere, ma in senso storico salvifico. Io sono colui che ci sono, colui che assicura la sua presenza nella vostra storia, colui che c'è sempre. Questa cosa penso che l'abbiamo capita, è molto chiara. Secondo punto: questa espressione in ebraico si traduce col tetragramma sacro, quattro consonanti. Chiaramente io qui ve le ho scritte col nostro alfabeto, ma in ebraico non sono così, eh? Vabbè, ma col nostro alfabeto sono queste, che risultano praticamente impronunciabili perché le vocali sono state aggiunte solo nel secondo secolo d.C.
Gli ebrei, per rispetto, non pronunciavano mai questo nome sacro. Al suo posto usavano il termine Adonai, che vuol dire Signore. Successivamente inserirono le vocali di questo nome al tetragramma sacro, per cui ne venne fuori una storpiatura linguistica. Jehovah, Geova, un termine che in realtà in ebraico non esiste, il nome vero si pronuncia Yahweh. In Gesù, terzo punto, il nome santo di Dio si è reso pronunciabile. Infatti Gesù si presenta, specialmente nel Vangelo di Giovanni, come io sono. E qui mi sono sbizzarrito. Alla samaritana dice il Messia: sono io che ti parlo, vedete, io sono. Agli apostoli che lo vedono camminare sul mare dice: sono io sono, non temete. Ci sono tutte le citazioni, sono tutte del Vangelo di Giovanni. Nella sinagoga di Cafarnao dice: io sono il pane della vita, io sono il pane vivo disceso dal cielo. E poi dice: io sono la luce del mondo, io sono il buon pastore, io sono la risurrezione e la vita, io sono la via, la verità e la vita, io sono la vite e voi i tralci. E potremmo continuare. Ma come si fa a non capire che questa è una scelta dell'evangelista Giovanni, questo io sono, io sono, io sono, io sono? Ma il punto più bello è che ai giudei increduli, in 8:24, dice: se non credete che io sono, e stavolta è messo in corsivo tra virgolette, morirete nei vostri peccati. E quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora saprete che io sono. Quindi c'è una teologia ricchissima, ricchissima. E io qui non vi ho scritto quello della cattura nel Getsemani, che ve l'ho detto oralmente. Io sono, no? Io sono. E cadono con la faccia per terra appena dice io sono. Per questo motivo il nome di Gesù è al di sopra di ogni altro nome, e nel suo nome si dovrà piegare ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Grazie a Gesù noi abbiamo accesso al nome santo di Dio, che è Abba, papà. È con Gesù che noi osiamo chiamare Dio con questo nome. Osiamo. È bello il liturgico audemus dicere, osiamo dire. Perché Gesù ce l'ha permesso. Come lo chiama Lui, Abba, lo chiamiamo anche noi. Ma non dimentichiamo quell'attenuazione: Padre che sei nei cieli, Padre onnipotente. Bene, penso che anche stasera ci siamo un po' istruiti e possiamo così ringraziare il Signore con la preghiera. Se Valeria e Fabio vengono a leggerci le intenzioni della preghiera, cantiamo insieme. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Adoriamo il tuo santo nome, Signore Gesù, e insieme a te eleviamo l'inno di lode al Padre nostro celeste, che si manifesta a noi come il misericordioso. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Signore nostro Dio, è tre volte santo. Tu sei l'Onnipotente, che si china su di noi
e ci fa sperimentare la sua amorevole vicinanza. Ti lodiamo e ti benediciamo. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Tu non sei un Dio lontano e inaccessibile, ma in Gesù ti sei rivelato come l'amore che salva e libera. A te l'onore e la gloria. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Con Cristo, per Cristo e in Cristo diamo lode e gloria a te, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Il tuo nome, Gesù, il nome che pari non ha. Buona serata a tutti. È bello star con te.